Amici di Parla Europa, ben ritrovati. Siamo a Strasburgo, al Parlamento europeo, in compagnia di un'eurodeputata italiana, che è l'onorevole Eleonora Forenza. Buon pomeriggio. Buongiorno, onorevole Forenza. L'onorevole Forenza è un'eurodeputata della GUE, cioè della Sinistra Unitaria Europea, essendo stata eletta in Italia nella lista Tsipras. Onorevole Forenza, oggi Jean-Claude Juncker ha pronunciato il suo discorso sullo Stato dell'Unione, il suo primo discorso del genere, che ha ricevuto un certo numero di apprezzamenti. C'è anche il vostro? Voi siete soddisfatti del discorso di Juncker o ritenete che si sarebbe dovuto dire di più? Beh, sicuramente riteniamo che si sarebbe dovuto dire di più, questo fermo restando il fatto che trattandosi, come immagino gli ascoltatori sapranno, uno dei temi principali è stato quello dei migranti e dei rifugiati e ovviamente tutto quello che va nella direzione di salvare vite umane per noi è un passo in avanti. Al contempo non possiamo non dire che ci saremmo aspettati qualcosa di più e qualcosa di diverso. In particolare a noi sembra che la distinzione tra migranti economici e rifugiati sia una distinzione che ha uno scarso fondamento nella realtà e soprattutto esonera la Commissione da una discussione su una politica strutturale sul tema delle migrazioni. Indubbiamente tutto quello che apprezziamo tutto quello che oggi si prefigge di salvare la vita delle persone, quindi anche la vita dei rifugiati siriani, ad esempio come si è proposta di fare la Germania, ma noi pensiamo che occorra affrontare strutturalmente il problema dei migranti. Ecco, io vorrei ricordare che la sensibilità della GUE su questi temi è antica, diciamo, non c'è stato bisogno del grande shock emotivo della foto del piccolo cadavere del bambino siriano. Già nella scorsa primavera c'erano state delle toccanti manifestazioni di cui l'onorevole Forenza è stata protagonista. Tuttavia, rispetto a questa questione della migrazione legale, un qualche spiraglio Juncker lo ha lasciato, tant'è che poi le forze politiche meno favorevoli all'immigrazione se ne sono adontate molto. Voi ritenete che sia troppo poco? Guardi, sicuramente c'è un cambio di clima e noi questo cambio di clima non vogliamo minimizzarlo, perché appunto è un tema cruciale per il futuro dell'Unione, è un tema che riguarda la possibilità che l'Europa non precipiti nella barbarie. Io credo che tutti noi, quando abbiamo visto che si tornavano a scrivere numeri sulle braccia delle persone, abbiamo avuto grande paura di essere di nuovo di fronte alla barbarie in Europa. Quindi tutto ciò che ci pone al riparo, prova a porci al riparo da questo, noi lo registriamo come qualcosa di assolutamente positivo da non minimizzare. Ovviamente parliamo però di una politica sulla migrazione in Europa che non ha, a nostro avviso, non dà risposte ad alcuni problemi fondamentali. A, il tema del diritto d'asilo, una politica europea sul diritto d'asilo. Due, si continuano a rifinanziare missioni come il Frontex. Oggi una persona come Federica Mogherini, che non è una donna di destra, ha detto, mi permetto di dire, si è quasi lasciata scappare. Nelle ultime settimane sono state salvate più di 1.500 persone in mare, anche se questa non era la finalità principale della missione. Ma allora io mi chiedo, quale dovrebbe essere la finalità principale di una missione nel Mediterraneo? Io credo che la finalità principale debba essere salvare la vita delle persone. Invece mi sembra che si sia aperto un grande consenso sulla necessità di riformare il regolamento di Dublino. Anche qui io vorrei nominare due luoghi Sì. comuni che oggi sono tornati molto persino nel dibattito in aula. Aiutiamoli a casa loro. Io credo che l'Europa dovrebbe avere consapevolezza della guerra e della devastazione, della destabilizzazione che ha prodotto in molte aree geografiche, faccio l'esempio della Libia per tutte, e qui concordo, mi sembra importante una cosa che ha detto la Mogherini, noi non ci possiamo occupare della Libia soltanto quando parliamo appunto della frontiera sul mare, ma va avviato un ragionamento anche sul sud della Libia e Certo. ci auguriamo che questo ragionamento non sia accompagnato da un'ennesima missione militare a cui saremmo contrarissimi. L'altra questione è appunto, oltre all'aiutiamoli a casa loro, questa cosa per cui i migranti verrebbero con il telefonino. Oggi abbiamo ascoltato da Salvini che noi non dovremmo più fare minuti di silenzio, non perché è troppo poco, ma perché ci assumiamo la responsabilità di fare minuti di silenzio per terroristi e delinquenti. È una cosa, a mio avviso, inammissibile.
per me indicibile in un'aula del Parlamento europeo, ma diciamo, io credo che qui veramente appunto il rischio che la parola, una parole razziste torno a poter essere dette nel dibattito pubblico, nel dibattito politico, è un rischio veramente molto molto grande. Ecco, questa asserzione dell'onorevole Forenza permette di cogliere una delle specificità della GUE, che è un partito, come è un gruppo che viene definito giornalisticamente, diciamo così, di sinistra radicale, è un gruppo eurocritico, fortemente eurocritico, che però è anche profondamente europeista, no? Il vostro Alexis Tsipras, che aveva il nome della vostra lista, è sicuramente un convinto europeista. Parliamo proprio di Tsipras, parliamo della vicenda greca che ha avuto momenti di grande asprezza. Che prospettive, che auspici ha lei per la situazione della Grecia e della Grecia rispetto all'Unione Europea? Beh, oggi noi abbiamo ascoltato da Juncker, a mio avviso, delle parole, mi permetto di dire, un po' surreali. Juncker quasi si presentava al Parlamento europeo come colui che aveva risolto positivamente la crisi greca, addirittura diciamo, lavorando in questa direzione in maniera più diciamo, convinta dello stesso Tsipras. Può immaginare cosa penso di questa affermazione, credo che invece la questione greca sia tutta davanti a noi, non soltanto perché il 20 settembre ci saranno le elezioni in Grecia, come tutti sappiamo, e io mi auguro davvero che diciamo, la stagione della sinistra in Grecia non sia una parentesi, non sia stata una parentesi, il pericolo che rivincano la democrazia è un pericolo molto, molto alto. Ma il tema che è davanti a noi, ne abbiamo discusso anche ieri con toni diversi, ma con grande passione e anche con una capacità, credo, come un gruppo politico deve fare, di nominare i dubbi e le contraddizioni. Ieri abbiamo avuto una discussione esattamente sulla questione della Grecia, su quali sono le conseguenze per l'Europa. Perché quello, il tema che è aperto davanti a noi è che tipo di sinistra di governo si può costruire nel momento in cui il governo e la sovranità non coincidono più. Questo è il problema che noi abbiamo davanti, e l'abbiamo davanti come sinistra europea. La cosa che a me pare importante, in una riunione di gruppo in cui erano presenti sia compagni di Siriza sia di Unità Popolare, che si sia rimasti tutti convinti della necessità di mantenere una profonda unione fra tutte le forze che vogliono combattere le politiche di austerità. Credo che questo sia un punto importante per la sinistra europea, insieme alla necessità di costruire a livello europeo una conferenza sul debito. Noi continuiamo a pensare che questo sia lo strumento del ricatto, lo strumento che fonda le politiche di austerità sulla manomissione delle costituzioni nate dalla resistenza. L'aveva detto JP Morgan già diversi anni fa. Noi pensiamo che l'Europa debba fondarsi su valori come quelli presenti nella nostra Costituzione nazionale, ma appunto, come lei giustamente faceva rilevare, non perché ci vogliamo rinchiudere in una dimensione nazionale, ma perché vogliamo costruire un'Europa fondata su quei lavori, sui valori dell'uguaglianza e della libertà. Un'ultima domanda che richiede una risposta telegrafica, proprio sul tema del debito. Il vostro auspicio qual è? Che si arrivi ad un modello Germania 53, cioè diciamo ad un condono di una buona parte dei debiti sovrani dei paesi più deboli, dei paesi mediterranei, o che si possa formare un debito sovrano europeo che progressivamente assorba quelli nazionali? Guardi, la ringrazio per questa domanda e cercherò di essere breve, anche se la questione è assai complessa. Il Parlamento greco, prima di sciogliersi per le elezioni, ha approvato una commissione parlamentare che ha fatto sostanzialmente un audit sul debito greco, mostrando come diciamo, in realtà i greci stessero pagando interessi alle banche, tutto quello che tante volte si è detto. Noi pensiamo che vada fatto lo stesso perché i cittadini abbiano consapevolezza di cosa si parla quando si parla di debito, che molto spesso viene equiparato alla spesa pubblica o alla spesa per il welfare, non è assolutamente così. Creata questa consapevolezza, sì, noi pensiamo che vada costruita una conferenza europea sul debito. È evidente che c'è un problema di ristrutturazione del debito per quanto riguarda i paesi del sud Europa, ma c'è anche un problema che riguarda la Banca Centrale Europea e il ruolo che la Banca Centrale Europea vuole assumere in questa partita.
Bene, sono le considerazioni di Eleonora Fiorenza, eurodeputata della GUE, della sinistra unitaria europea, eletta nelle liste L'altra Europa per Tsipras, come abbiamo più volte ripetuto nel corso di questa intervista, una spinta verso una consapevolezza critica dell'attuale situazione dell'Unione Europea e delle politiche che l'animano, ma anche un convinto spirito europeista, il nazionalismo, il ritorno indietro. Non è una soluzione, a giudizio di Eleonora Fiorenza e del suo gruppo. La ringraziamo per aver trovato il tempo di rilasciarci questa intervista, ringraziamo soprattutto voi per averci cortesemente seguito. Arrivederci su Parleuropa.